Ennesima fumata nera per la vertenza Fimer, l'azienda di Terra Nuova Bracciolini, che occupa tra diretto ed indotto circa 800 lavoratori. Al tavolo convocato dal Mise, infatti, non è emersa nessuna novità di rilievo se non il riassetto del consiglio di amministrazione dell'azienda. Non c'è infatti più un amministratore unico, bensì due nuovi esponenti specializzati nel ramo delle ristrutturazioni. Il cui compito, e questo ci ha messo in allarme come organizzazioni sindacali, non era quello di portare avanti le trattative con l'investitore, ma quello di elaborare un eventuale piano B. Oggi arriviamo al Ministero e questo viene confermato, ritenendo la proprietà doveroso dover elaborare anche un piano di salvaguardia, un piano B. Peccato che sono sorte a quel tavolo di stamani tutta una serie di contraddizioni che ci riportano nuovamente al punto di partenza e a noi come organizzazioni sindacali a riprendere tutta una serie di iniziative di lotte per andare a sostenere i fondi che facciano delle offerte e conseguentemente, una volta che i fondi hanno fatto l'offerta, alla proprietà che scelga quella che ritiene l'offerta migliore, ma che lo scelga e che rimanga sulla linea del piano A inizialmente portato avanti in questi 5 mesi, piuttosto che andare nella direzione di un piano B che è assolutamente inaccettabile e soprattutto insostenibile. Quindi ci è sembrata una mancanza di rispetto, uno sgarbo non soltanto nei confronti nostri e dei lavoratori tutti, ma anche nei confronti del tavolo istituzionale. Non a caso stamattina il Ministero ha detto che farà gli approfondimenti con gli investitori per capire come mai non si sta chiudendo questa trattativa di inserimento, appunto, di presentazione delle offerte vincolanti per arrivare alla presentazione del piano concordatario, e dall'altra parte anche con commissari per capire dove è l'inghippo, perché loro hanno negato che ci fosse una difficoltà nel chiudere la trattativa, ma se non c'è questa difficoltà perché non hanno chiuso? Visto che c'è un'urgenza, si sta perdendo ulteriore fette di mercato e competenze all'interno dell'azienda.